Ciao a tutti, eccomi qui a parlarvi ancora dei nuovi prodotti Essence e in particolare oggi vi voglio parlare dei Metal Art Lip and Eyeliner. Io ne ho due, come vedete, e non mi avevano catturato subito, infatti li ho acquistati in un secondo momento, ma devo dire, insomma, che mi hanno stupita molto. Come vedete, li sto indossando tutti e due. Non so se vi ho già messo il tutorial di questo trucco, però insomma l'ho fatto perché era da un po' che volevo provare a fare questo eyeliner ombro o comunque di due colori e appunto perché poi volevo farvi la review. Quindi vi lascio all'applicazione sperando di ricavarne qualcosa perché non si è registrato benissimo, ma vabbè, e poi ve ne parlo un po'. Ok, questa era appunto l'applicazione e il risultato sull'occhio. Io ho due colorazioni, però ce ne sono varie. Ho la numero 2 Your Mesmerizing, che è questo viola, e poi la numero 4 Pink Clam, che è questo rosa, rosso scuro, rosa, sì, più che rosso, fucsia. Come vedete appunto poi il risultato addosso. E che dire, mi hanno stupita subito la prima volta che ho fatto lo swatch appena acquistati perché i colori sono veramente molto molto carini e soprattutto molto intensi fin da subito. L'effetto metallico c'è al 100% e una volta asciugati hanno un finish matte metallico, quindi veramente di tendenza e molto molto carino, come appunto potete vedere. E tra i due il mio preferito è quello viola, più che altro perché è un pochino più portabile. Quello rosa è più particolare e appunto è perfetto magari per dei dettagli sull'occhio. L'ho provato anche a tutta palpebra, nel senso che ho fatto una riga intera ed è davvero molto particolare, però molto bello comunque. E non li ho provati sulle labbra perché appunto sono un po' too much, diciamo così. Forse questo qui potrebbe essere molto interessante come rossetto più che come contorno labbra. E come sempre vi scrivo il prezzo qui sotto perché non me lo ricordo esattamente. E come vi ho già detto, appunto ci sono varie colorazioni, quindi c'è anche il blu, il verde, il grigio, insomma, ce ne sono varie e quindi potete scegliere quello che vi piace di più, anche magari un grigio nero metallizzato, ha un effetto davvero molto particolare addosso. E hanno questo pack qui molto semplice con il tubetto trasparente e le scritte argentate. E il tappo molto molto lungo. L'unica pecca, secondo me, è l'applicatore che è davvero super super finissimo e molto lungo, quindi bisogna fare attenzione quando si va soprattutto a fare la codina, perché bisogna ripassare più volte perché appunto essendo piccolo non preleva troppo prodotto e si rischia di fare un po' un papocchio.
bisogna stare molto attenti e perderci un po' di tempo, però poi, come vedete, il risultato è molto carino. Il colore è veramente pieno fin da subito, bisogna ripassare più volte, più che altro per riempire la linea, perché appunto il pennellino è piccolo, più che per far vedere il colore che c'è proprio fin da subito. Si asciugano abbastanza in fretta e resistono parecchio, solo magari un po' qui sulle pieghe o vicino alla rima dell'occhio tendono poi col tempo un po' a svanire, ma io l'ho applicato una volta la mattina e la sera sono tornata con l'eyeliner ancora bello intenso, ben definito, metallico, insomma, con tutti i pro che può avere questo eyeliner, che davvero mi ha stupito tantissimo e ve lo consiglio. Se vi interessa, magari provo questo qui anche sulle labbra, anzi proviamolo subito, magari al centro. Beh, devo dire che alla fine non è male, adesso è messo un po' a casaccio, però è carino, insomma, anche il finish è molto bello. Se siete fan delle lip art o dei prodotti per labbra metallizzati, questo qui può darvi una gran mano anche per il contorno labbra o per disegnare dei dettagli. E ultimamente stanno andando moltissimo i make-up cut crease con magari una linea netta nella prima parte di occhio, e grazie a questo pennello finissimo, che per certi punti può essere scomodo ma per altri può essere molto comodo, si riesce appunto a disegnare, se avete la mano ferma, una bella linea netta e a contrasto con il trucco. Anche sulle labbra si è molto carino. Peccato appunto per il pennellino, perché bisogna starci un bel po' per riempirle tutte. Comunque, insomma, sono molto contenta e sono contenta di averli acquistati, insomma, mi hanno incuriosito, ho detto vabbè, li provo, e molto molto validi. Quindi, se cercate degli eyeliner colorati, questi qui sono da tenere in considerazione. E basta, che altro dire? Credo di avervi detto tutto, sono 3,5 ml. E molto molto belli. Il viola è veramente fantastico, è un bellissimo viola intenso e ha veramente una colorazione molto bella. E appunto, come vedete, insomma, questa può essere un'idea per usare due eyeliner colorati insieme con questo effetto molto particolare e anche molto bello. Mi piace come è uscito il tutto, insomma, vedete che si amalgamano bene insieme al centro, insomma, si incontrano e non fanno uno stacco netto, quindi quando li applicate si riescono anche un po' a sfumare. E io comunque ho provato ad applicarli anche con un pennello classico da eyeliner e si fa, per carità, però magari si rischia di fare qualche buchetto, quindi bisogna proprio armarsi di pazienza e usare quello che si trova qui in dotazione. E basta, questo è tutto, spero come sempre di esservi stata utile, e ditemi voi se li avete provati, qual è il vostro colore preferito. Come sempre vi aspetto su tutti i social, quindi Facebook, Instagram, Twitter, se non siete iscritti al canale e vi va iscrivetevi, per i social mi trovate con questo nome qui. Io vi abbraccio e vi aspetto alla prossima, ciao!